Libri di febbraio. A febbraio ho letto un sacco, complice anche il fatto appunto che, come alcuni di voi sapranno, sono rimasta a casa malata per qualche giorno. Quindi parto il più rapida possibile. Il primo libro che ho letto a febbraio è Brava a letto di Jennifer Weiner. Genere chick lit, classici romanzi da donne alla I Love Shopping. Devo dire che non è male, mi aspettavo tutt'altro genere di libro, però è spiritoso e serio quando il tema lo necessito al punto giusto. È un libro gradevole che ho letto con piacere, insomma, non è il libro del secolo, il tema non è impegnatissimo, però è gradevole. A dispetto del titolo, non è un libro alla Sex and the City, se vogliamo. Molto carino comunque, per una lettura leggera. Dopodiché ho attaccato un libro acquistato molti anni fa sulle bancarelle che non so perché non avevo mai letto, che si chiama I mille modi dell'amore di Mako Yoshikawa. Come vi ho già detto nei video precedenti, io amo molto la letteratura nipponica. Ciononostante questo libro non mi ha fatto impazzire. È una storia che mette a confronto le vite di tre donne in tre epoche diverse, nonna, madre e figlia, la figlia è la protagonista. Però ecco, l'ho trovato in un certo qual modo privo di un punto d'arrivo. Lo so che capita tante volte con i libri giapponesi, però mi è sembrato trascinato, insomma, non mi è piaciuto granché. Si è lasciato leggere, ma non lo consiglierei particolarmente. Sempre in tema di letteratura leggera, ho letto La signora dei funerali di Madeleine Wickham, meglio conosciuta come Sophie Kinsella. Appunto perché il sottotitolo è meglio nota come Sophie Kinsella, io mi aspettavo tutt'altro genere di libro. Mi aspettavo un libro molto divertente, appunto come i vari I Love Shopping, Sai tenere un segreto, La regina della casa. Invece questo libro mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Sì, carino, ma non quello, ecco, totalmente non quello che mi aspettavo. Mi aspettavo un libro frizzante, divertente, anche un po' da ridere, perché questo l'ho letto proprio nei giorni in cui ero inchiodata a letto dal virus e volevo ridere un po'. Insomma, questo libro è piacevole, ma non è che fa poi così ridere. Gli diamo un 6. Il libro che mi è piaciuto di più questo mese è in assoluto Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro Davenia. Davenia? Davenia? Boh, non lo so. È un romanzo d'esordio. Mi è piaciuto davvero moltissimo. Io sono un'appassionata di storie d'adolescenti, anche se ormai ho passato l'età da un po'. Però l'ho trovato davvero toccante. Scrivere di giovani non è sempre facile, soprattutto se appunto quegli anni li hai passati da un po'. In realtà penso che l'autore sia abbastanza giovane, come dimostra la foto, non so se si vede. È comunque un ragazzo. Però devo dire che non lo so, ha descritto bene l'ambiente dei giovani d'oggi. Che sembrano tutti, non so, non me ne vogliano se ci sono degli adolescenti all'ascolto, ma moltissimi sembrano superficiali, stupidi, cioè senza ideali. Invece il protagonista di questo libro è un ragazzo come tutti gli altri che pensa a giocare a calcio, pensa alle ragazze, e un giorno si imbatte in un professore che lui chiamerà il sognatore, che un po' all'attimo fuggente gli aprirà gli occhi sulla vita, gli insegnerà che nella vita bisogna avere un sogno e il protagonista di questo libro, Leo, scoprirà qual è il suo sogno. Il suo sogno si chiama Beatrice e purtroppo il suo sogno è malato di leucemia. Quindi, insomma, un romanzo a tratti toccante. Un romanzo che mi ha fatto piangere davvero moltissimo, ma vabbè, io non faccio testo perché piango anche con le pubblicità, però insomma il tema è anche abbastanza importante, anche se raccontato con grande leggerezza e con la schiettezza degli adolescenti. Insomma, e questo lo consiglio assolutamente.
Per finire il mese, pochi giorni fa, ho terminato La musica segreta della terra di Mari Strachan, non so, non ho la più vaga idea di come si legga. Un'autrice che non conoscevo, questo libro mi è stato regalato per Natale, se non ricordo male. E anche qui, questo deve essere stato il mese dei libri che mi aspettavo in un modo, che si sono rivelati tutt'altro. Con un titolo così io mi aspettavo una storia spirituale, qualcosa del genere, insomma, La musica segreta della terra, pensavo che come minimo fosse legato, non lo so, alle divinità della terra, alla spiritualità della grande madre, non so, cose del genere. In realtà questo è niente meno che un giallo ambientato in Galles. La voce narrante è una ragazzina di 12 anni, molto sveglia, che vorrebbe fare la detective. Questo non significa che il romanzo sia un romanzo per bambini o per ragazzini. In realtà poi la vicenda si snoda appunto partendo da una sparizione che presto si rivelerà un omicidio, e spesso succede che da un fatto piccolo gli eventi si diramino, disegnino un quadro più ampio. Invece qui si parte da un evento che coinvolge un intero paese e poi si restringe fino a mettere in luce i problemi della famiglia della ragazzina che narra questa storia. Non è quello che mi aspettavo, però questo non mi è dispiaciuto affatto, anche se in alcuni tratti l'ho trovato un po' difficile da comprendere, perché spesso vengono utilizzati dei termini, delle parole gallesi, dei termini gallesi, e in fondo purtroppo non è presente un piccolo glossario. Ecco, questo io forse l'avrei inserito. Comunque, gradevole, sì. Bene, febbraio è finito, oggi è il 28 e direi che ho letto a sufficienza. Vedremo cosa combinerò a marzo, anche se inizia il periodo più duro sul lavoro, quindi non so se alla sera sarò abbastanza in me da poter leggere ancora molto. Basta, buona serata a tutti.